con Lorenzo Ferrari Ardicinidi di CG Entertainment per presentare il film Brigitte Bardot Forever di Lech Majewski al cinema da giovedì 18 aprile 2024. Ben trovato! Grazie, buongiorno a tutti. Il Che film è questo? Cosa racconta? film racconta la giovinezza di un adolescente che si chiama Adam, che vive nella Polonia comunista dopo la Seconda Guerra Mondiale. Adam ha perso il padre in guerra, nel senso che non è più tornato a casa e quindi si lancia alla ricerca del padre. Va al cinema a vedere un film con Brigitte Bardot, che è Il disprezzo di Godard, e in qualche modo rompe il velo che separa lo schermo dal pubblico ed entra nel film, conosce Brigitte Bardot ed entra in contatto con le star degli anni 60, le star che tutti i ragazzini in quegli anni sognavano. Cosa sappiamo del regista? Lech Majewski è un regista polacco che ha avuto una grande formazione artistica anche in Italia, quindi di fatto è un artista un po' a 360 gradi, nel senso che non è soltanto regista, ma è anche poeta, pittore, compositore e ha fatto anche delle opere multimediali. A livello di cinema, in Italia è diventato un regista noto, soprattutto per il primo film che è stato portato in Italia sempre da CG, che è I colori della passione, che era un film legato all'arte, in particolar modo a Bruegel, con Rutger Hauer. E in seguito ha fatto anche Onirica, Valley of the Gods e il tutto è stato preceduto dal Giardino delle Delizie. Sono tutti film legati molto al mondo dell'arte. Con questo film, con Brigitte Bardot Forever, si discosta un po' dal filone dell'arte e lavora su un racconto un po' più autobiografico, sostanzialmente legato appunto al mondo dei divi degli anni 60 che in qualche modo l'hanno salvato durante, insomma, appunto il regime comunista in Polonia nel dopoguerra. Cosa avete apprezzato di questo lavoro? In assoluto, la cosa che ci ha colpito di più è stata la presenza di Brigitte Bardot, perché è stata impersonata da un'attrice polacca che assomiglia tantissimo a Brigitte Bardot, per cui sembra veramente di rivivere i meravigliosi anni 60 e lei è strepitosa. L'attrice, così come anche la storia, sono state anche personalmente approvate da Brigitte Bardot, che altrimenti non avrebbe mai potuto permettere la realizzazione di un film che porta il suo nome. Dove lo avete intercettato questo film? Siamo in contatto con il regista, con Lech Majewski da tantissimi anni, perché la sua presenza in Italia di base legata alla nostra distribuzione fin dal primo film, I colori della passione, e quindi abbiamo lavorato con lui anche su Valley of the Gods in produzione in particolare, e quindi ci coinvolge in tutti i suoi progetti. Che distribuzione sarà? È una distribuzione indipendente, quindi toccherà fondamentalmente le città principali e speriamo insomma che possa fare un bel giro in tutta l'Italia. Per il momento abbiamo cinque città di presenza, ma se ne aggiungeranno poi delle altre. L'importante è tenere sotto controllo il nostro sito cgtv.it che verrà aggiornato con tutte le proiezioni strada facendo. Ci saranno anche proiezioni evento alla presenza del regista? Assolutamente sì, in particolare a Milano e a Roma. A Roma il 17 e a Milano il 18. Il film Brigitte Bardot Forever di Lech Majewski al cinema da giovedì 18 aprile 2024. Un saluto e un ringraziamento a Lorenzo Ferrari Ardicinidi di CG Entertainment che lo distribuisce. A presto! Grazie mille, a presto a voi.